Ecco, parliamo di questo progetto che oggi si conclude, che ha visto la partecipazione di tanti allievi. Sì, oggi si conclude un percorso del Pony Inclusione Chef Artista che ha visto coinvolti circa 25 ragazzi della scuola. I ragazzi hanno frequentato il percorso con motivazione perché era un percorso che li rendeva veramente artisti e portava il ragazzo a far uscire fuori il senso artistico che è in ognuno di noi. Il progetto Pony amplia l'offerta formativa, tutti i progetti Pony ampliano l'offerta formativa della scuola e danno la possibilità agli studenti di frequentarli con passione, perché sono percorsi che si realizzano attraverso una didattica laboratoriale, quindi non nello studio mnemonico ma un laboratorio attivo dove i ragazzi possono spendere le competenze che acquisiscono nei curriculi normali. Oggi si conclude il corso di chef artista. In questo corso i ragazzi hanno imparato la tecnica base di intaglio con intaglio thai, utilizzando lo stiletto e riuscendo ad applicare la tecnica su vari vegetali, realizzando delle piccole decorazioni con vegetali di piccola pezzatura come carote, ravanelle, zucchine, peperoni, melanzane e via dicendo, e poi hanno concluso il corso facendo una evoluzione proprio graduale in base alle competenze che acquisivano i ragazzi, riuscendo ad applicare la tecnica su vegetali di grossa pezzatura come zucca, melone, anguria. Come possiamo vedere, tutte le tecniche sia di intaglio su grossa pezzatura, realizzazione di piccole fiorelline e un assemblaggio. Qua quindi abbiamo diverse tecniche per questo motivo, cioè intaglio, poi assemblaggio, composizione e realizzazione proprio di un'opera artistica. Hanno realizzato un quadro con dei vegetali, tutto a base di frutta e verdura, come potete notare. Bene, facciamo allora in sintesi, una sintesi di ciò che è stata la vostra attività, giusto per concludere questo servizio. Allora, il corso si è svolto nell'arco di 60 ore, circa in due mesi di tempo, e come abbiamo potuto vedere, ragazzi, proprio sono riusciti ad applicare la tecnica Thai utilizzando lo stiletto e mettendo in pratica le competenze che hanno acquisiti durante il percorso. Con questa esperienza abbiamo imparato a intagliare la frutta, come si vede, e abbiamo comunque avuto abbiamo imparato cose nuove, e abbiamo fatto le rose, tutti questi è da ormai due mesetti che facciamo questo corso. Abbiamo imparato a decorare? Sì, abbiamo decorato gli ortaggi. Secondo te quanto è importante riuscire a fare queste cose, anche un domani per la presentazione in un ristorante? È molto importante perché comunque non sono tante le persone che lo fanno, quindi anche è molto facile trovare anche qualcuno che vuole, che comunque si fanno questi anche per i catering o qualcos'altro.